Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare del campionato del mondo di calcio del 2026 che si svolgerà tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, un mondiale che vedrà la formula rivoluzionata. Infatti si passa dalle 32 squadre dell'ultima edizione alle 48 della prossima. Si sono svolti incontri di qualificazione in vari continenti, cominciando dal Sud America, un girone unico con 10 squadre che vedrà promosse le prime 6 del girone, mentre la settima accederà agli spareggi intercontinentali. Come detto nelle scorse puntate, una formula che ha lasciato molto perplessi. Infatti su 10 squadre addirittura 6 qualificate, il 60%, con la settima gli spareggi, un totale di 90 partite per eliminare solo 3 squadre, una formula che non ha riscosso molti successi. Vediamo la classifica dopo 8 giornate di questo girone, che vede in testa i campioni del mondo in carica dell'Argentina con 18 punti, seguiti dalla Colombia con 16, Uruguay 15, Ecuador a quota 11 ma con 3 punti di penalizzazione per vecchie vicende di giocatori non eleggibili per la nazionale. Si rivede il Brasile al quinto posto con 10 punti, al pari del Venezuela che è sesto, mentre al settimo posto, attualmente diciamo a quota spareggi, c'è il Paraguay con 9 punti, al pari della Bolivia. Chiudono il girone il Cile con 5 punti e il Perù con 3 punti. Non si sono svolte partite di qualificazione in Africa, che in questo momento vede le qualificazioni alla Coppa d'Africa, quindi per il momento per il Mondiale è tutto sospeso, così come in Nord America, mentre sono cominciate le qualificazioni nel continente asiatico, il terzo turno di qualificazione esattamente nel continente asiatico, con 18 squadre coinvolte e suddivise in 3 gruppi da 6 squadre delle 46 che hanno preso il via alle qualificazioni. Alla fine saranno ben 8 le squadre qualificate al mondiale più una agli spareggi intercontinentali. In questo girone le prime 2 accederanno al mondiale, mentre per le squadre arrivate al terzo e quarto posto ci sarà un ulteriore turno di qualificazione, mentre saranno eliminate le ultime 2. Vediamo la situazione dopo le prime 2 giornate. Il gruppo A vede in testa la coppia Uzbekistan-Iran con 6 punti, seguiti dagli Emirati Arabi con 3. C'è poi la Corea del Nord e il Qatar con 1 punto, chiude il Kirghizistan con 0 punti. Andiamo al gruppo B, che vede un trio in testa: Giordania, Corea del Sud e Iraq hanno 4 punti, mentre Kuwait 2 punti, Palestina 1 punto, chiude l'Oman con 0 punti. Gruppo C, forse il gruppo più interessante, vede dominare il Giappone con 6 punti, addirittura 12 gol segnati dalla squadra nipponica nelle prime 2 partite, addirittura un 7-0 contro la Cina. Segue l'Arabia Saudita, che fa un po' fatica con 4 punti, pareggio un po' stentato contro l'Indonesia, Bahrain 3 punti, Indonesia appunto con 2 punti, un po' a sorpresa, 2 pareggi con 2 squadre ben più quotate appunto contro l'Arabia Saudita, e poi con l'Australia che ha un solo punto in classifica, chiude la Cina con 0 punti. Ripeto, le prime 2 vanno al mondiale, le terze e quarte accederanno all'ultimo turno di qualificazione, mentre per le ultime 2 ci sarà l'eliminazione. Nord America, che non ha svolto partite di qualificazione, infatti si riprenderà nel prossimo anno, sono cominciate le qualificazioni nel continente dell'Oceania. 11 le squadre ammesse a questo girone di qualificazione, 4, le ultime 4 nel ranking hanno dovuto fare un turno preliminare. Alla fine ci sarà una squadra qualificata della prima volta per il continente dell'Oceania, che avrà un accesso diretto al mondiale, mentre per la seconda squadra classificata ci saranno gli spareggi intercontinentali. Andiamo a vedere il turno preliminare, un quadrangolare con le ultime 4 squadre del ranking che hanno dovuto affrontare semifinale e finale. Nella prima le isole Cook hanno dovuto cedere il passo al Tonga per 3-1, mentre nella seconda semifinale le Samoa, padrone di casa di questo quadrangolare, hanno avuto la meglio nel derby, diciamo così, contro le Samoa americane per 2-0. Nella finale, quindi, tra Tonga e Samoa hanno la meglio le isole Samoa per 2-1, che quindi accedono alla fase a gironi di questo continente dell'Oceania, mentre per Tonga c'è l'eliminazione. 7 squadre, quindi più Samoa, ammesse al girone di qualificazione, gruppi da 4 squadre, le prime 2 accederanno poi alle semifinali e poi alla finale, che eleggerà la squadra qualificata. Il gruppo A vede isole Salomone, Fiji, Nuova Caledonia e Papua Nuova Guinea, mentre il gruppo B vede la favorita di questo continente, la Nuova Zelanda, affrontare Tahiti, Vanuatu e Samoa. Ripeto,
La squadra che vincerà questo girone di qualificazione accederà al mondiale. Per la seconda ci saranno gli spareggi intercontinentali. L'unico continente che ancora deve dare il via alle qualificazioni è l'Europa, che vedrà 16 squadre qualificate rispetto alle 13 dell'ultima edizione. 12 usciranno dai 12 gironi di qualificazione, mentre le ultime 4 usciranno dai playoff, che vedranno coinvolte le 12 seconde dei gironi più le 4 migliori squadre di Nations League che non avranno avuto accesso al mondiale. Bene, si chiude qui questa puntata di Kickoff. Se avete consigli o suggerimenti potete scriverlo nei commenti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!